Stasera scrutato un po' delle prove dello spettacolo che ci sarà. Chiediamo alla regista del Teatro delle Brame e alle attrici cosa hanno in mente di fare, qual è il loro progetto. Allora, Elisa Brucellaria, la regista dello spettacolo, dici come è nato il progetto e a chi si rivolge, a qual è lo scopo. Allora, questa è la che stiamo girando, è la creazione di un cortometraggio che avrà come titolo Polemiche ed è un cortometraggio che come dire, è nato dall'idea di inserire all'interno del contesto del quartiere, quindi dei luoghi del quartiere, degli spazi del quartiere, una performance teatrale che è già stata creata e già portata al pubblico lo scorso anno, che era nata dall'esito di un laboratorio sulla poesia. E quindi abbiamo preso questa performance teatrale e l'abbiamo adattata ai luoghi e agli spazi del quartiere. E il tema fio rosso conduttore di questa performance era un po' la poesia, però legata ai temi dell'indifferenza, dell'odio e di questa possibilità di rinascita che ci dà la poesia, l'arte, a fronte appunto di un'atmosfera di odio, di indifferenza e di diffidenza soprattutto. E quindi abbiamo adattato il nostro fare teatro agli spazi, e i luoghi del quartiere, le persone che lo abitano, e anche in maniera abbastanza estemporanea, nel senso che in un luogo in cui sentivamo che poteva starci quella scena di teatro che avevamo già provato e già creato, l'abbiamo messa lì e quindi è venuto fuori questo cortometraggio che verrà presentato il 15 di dicembre e fa parte sempre del progetto Quartiere Bene Comune del Comune di Reggio Emilia. Questo. Okay. Io chiedo anche alle ragazze come si sono... Aspettiamo appunto l'autobus perché siamo nel vivo del quartiere. Come si sono trovate a non stare su un palcoscenico, ma in mezzo alla strada, ai cortili, i fili dei panni del quartiere? Allora mi suggeriscono, parti, vai tu. Assaggio. Bene. Per due motivi. Primo, perché non è il mio quartiere, quindi ho conosciuto degli angoli diversi, delle persone, però ho molti amici che abitano qua. L'altro motivo è che quelle cose di cui parlava Elisa, quindi indifferenza, odio, eccetera, sia a teatro sia nel video, sono cose che ci appartengono, o meglio dire, mi appartengono, cioè sono cose che nella quotidianità comunque si provano, anche in modo magari meno eclatante di come l'abbiamo dimostrato nelle scene. E quindi penso che sia stato un progetto, sia insomma complessivo, per me molto interessante, divertente, perché poi mi ha dato modo di insomma di creare, cioè di trovarmi in un gruppo e poi per appunto tirato fuori delle robe che in fin dei conti sono conosciute in me. Grazie. Bene. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa sul fatto dell'esterno e non stare più dentro un teatro? Il vivere l'arte fuori, non solo dentro il teatro ma per strada, è molto significativo perché ti permette di entrare più in relazione con le persone, molto più vicino rispetto al palcoscenico, e quindi vivi con loro l'arte e la creatività
sulla strada o nel quartiere o nei posti dove siamo stati, insomma. Infatti era interessante soprattutto il pubblico che in un momento, cioè la gente che passava da lì diventava pubblico, anche solo per 2 minuti, soffermarsi e chiedersi cosa succede è un'emozione forte e merita il lavoro che abbiamo dato e fatto. Bene. Complimenti. Grazie. Appunto per la passione che mettete, perché vi ho visto anche girare, provare, nonostante il freddo, le cose, però vedo che proprio, poi siete un bel gruppo legato, fa piacere. Mi suggeriscono che questa ragazza mi deve dire qualcosa. Ma per me è stato un percorso nuovo e interessante. Difficoltoso per la mia non tanta esperienza, trasformare in atto teatrale quello che si vive nella quotidianità, però è stato utile per aprire anche delle finestre di riflessione. Ecco. Bene, finiamo con Cinzia. Cavolo, finite proprio con me. No, anch'io una delle cose che mi sono piaciute di più è assolutamente la gente che si ferma e ti guarda, che chiede cosa fanno queste, più o meno così, ed è bello, ti avvicini esatto l'arte o il teatro a persone che probabilmente non... Probabilmente ancora adesso si chiedono queste qua, esatto, però è stato divertente, bello. Spero che piaccia. Bene. Dico l'ultima cosa, lo dico pubblicamente. No, volevo ringraziare queste ragazze perché credo che per loro sia stata una possibilità, insomma, di esprimersi come attrici, ma anche una fatica, nel senso che il teatro è proprio un'altra dimensione rispetto al cinema e ci sono tempi diversi e proprio un modo completamente diverso di un linguaggio completamente diverso, però devo dire che loro sono state molto brave e hanno avuto un'immediatezza di calarsi dentro il luogo e una capacità di esprimerlo attraverso il loro essere, insomma, attrici, molto, che a me ha stupito molto. Infatti le riprese devo dire che sono state anche sempre molto veloci per questa ragione, nel senso che loro sono state fantastiche. Bene, grazie. Complimenti, brave. So che Alti non piace stare davanti alla telecamera, ma stare sempre dietro, però è giusto che si abbia anche il contributo visivo di Altine, perché sennò è sempre questo Altine vagante che non si sa mai chi è. E, una cosa, io prima così rompo il ghiaccio. Allora, io è un po' di tempo che lavoro con Altin rispetto a alcuni lavori che abbiamo fatto insieme, quindi dove lui era alle riprese e ai montaggi video. Devo dire che Altin ha una caratteristica particolare, che è quella della sensibilità, intesa dal punto di vista artistico, nel senso che ha un modo molto discreto di stare dietro la telecamera, che non è da tutti secondo me, quindi riesce a cogliere delle cose, ma riesce a farlo in modo assolutamente delicato, che devo dire che è una caratteristica abbastanza significativa per chi fa il suo lavoro, ecco. E quindi volevo anche ringraziarlo, adesso ho l'occasione, lo faccio. Ta-da! Così ti ho messo. Che bello, che bella presentazione. Non piangere, Alti, no. Non ti commuovere. Allora, Alti, sappiamo che non è il tuo principale lavoro, ma è soltanto una passione che tu ci metti l'anima. E noi, sai che tifiamo per te, contribuiamo nelle tue riuscite, però il grande ce lo metti tu. Quindi dai spazio alle tue idee su questo progetto e su come ti sei sentito e parlaci. Intanto ringrazio Elisa, che
dopo c'è una cena pagata. Seconda, siete sicuri che Paolo sta riprendendo? Perché non lo so, io sono abituata a stare dietro la telecamera, davanti mi emoziono, non mi blocco. Però è stato bello perché loro sono bravissimi, bravissime. E per me è stata una bella esperienza, poi con Elisa tutte le cose che abbiamo fatto, quelle poche, quelle tante cose, sono sempre state belle. Anche con Luca abbiamo fatto tante cose e oddio, io posso dire che mi piace stare dietro la telecamera, non so se si è notata sta cosa, quindi però... Grazie a loro potuto mettere in funzione tutte le apparecchiature, tutte le cose, le varie scene, le varie cose. Io sono di poche parole. Adesso aspettiamo il montaggio. Grazie. Non hai ripreso Paolo. Grazie a tutti, a tutte e al 15 dicembre. Grandi sorprese, connettetevi che vi faremo sapere dove, come e quando. Ciao!